Allora, buonasera a tutti, questa è la quarta serata, andiamo avanti con quello che stavamo facendo l'altra volta, che era questa cosa qui, che avevo proiettato, giusto per fare un attimo di recap. Abbiamo un broker MQTT, abbiamo detto, a cui arrivano dati di qualsiasi cosa, temperatura, umidità, da vari sensori. Abbiamo un server in Python che ascolta dal broker, questo l'abbiamo già implementato a metà, praticamente abbiamo fatto questa metà qui, o meglio, questa parte qui fino al broker. Ci manca da riuscire a far mandare i sensori, in realtà già eravamo riusciti usando MicroPython sull'SPO2266, le schedine queste qui. Dalla REPL, come si chiama, cioè dall'interprete via seriale, mi sembra avessimo già mandato un messaggio MQTT, non ricordo, penso di sì comunque. Avevamo anche già preparato del codice che non abbiamo ancora caricato nella schedina, ma adesso vediamo. Non abbiamo ancora trovato il modo di leggere temperatura e umidità dal sensore, cosa che faremo anch'essa, però leggiamo già dal broker. Tutti quanti i messaggi che riceviamo, li riceviamo nel server, e ci manca anche la parte di scrivere nel database e poi eventualmente di visualizzare i dati con una GUI. Allora, vediamo un po', vediamo se c'era qualche altra slide con qualcos'altro da ricordare. Sì, ricordo l'MQTT velocemente come funziona: c'è un broker che si occupa di smistare tutti quanti i messaggi che arrivano, quindi c'è due tipi di azioni, publish e subscribe. Io posso pubblicare in un topic, che è un argomento tradotto in italiano, potrei avere l'argomento casa dove pubblico tutte quante le informazioni sulla casa, o di solito ho visto che organizzano con la slash, si può organizzare con la slash come fosse una gerarchia di directory, anche i topic, quindi casa slash camera o casa slash ripostiglio, eccetera. E ci può iscriversi a un topic per ascoltare. Nel nostro caso, tutti loro fanno un publish su un topic del caso. Il server, dal punto di vista del broker MQTT, si iscrive a dei topic. Questo era un esempio che avevo fatto, anche come l'MQTT può, diciamo, abilitare varie interazioni interessanti. Per esempio, potremmo avere o un server logger che registra tutto quello che arriva in vari topic, ma potremmo avere anche altri sensori che rispondono direttamente, cioè può essere un po' un centro di interazione in cui tutti quanti i sensori o attuatori che abbiamo anche in un ambiente di domotica, un ambiente industriale o qualsiasi cosa, scambiano informazioni. È un protocollo, ripeto, molto leggero, ho detto l'altra volta, che si presta molto bene a essere usato da robette grandi così, che magari non hanno tanta potenza di calcolo o memoria per gestire pienamente e correttamente un protocollo TCP/IP, che comunque sarebbe sprecato perché, per esempio, streaming di dati a 4 megabit secondo in tempo reale, cosa supportata dal protocollo HTTP, non serve con una cosa del genere. Quindi è un protocollo che fa molte più cose e l'HTTP, di conseguenza è più pesante rispetto a quello che a noi serve. Vedremo anche SQL stasera, avevo fatto qualche cenno l'altra volta, ovvero i dati sono strutturati in tabelle, immaginatevi un file, una specie di file Excel dove avete la prima riga con i nomi delle colonne, ogni colonna ha varie, cioè ci sono varie righe che contengono i valori, in particolare importante, oddio, non per forza, deve esserci una chiave primaria in realtà, anzi non l'avremo questa sera. Può esserci, di solito c'è una chiave primaria in ogni riga che identifica univocamente quella riga. Se per esempio ho una tabella con la lista dei clienti, avrò un identificativo del cliente che è un numero univoco, ed è questa proprio la chiave, la parola univoco, in modo che io posso riferirmi a quello. Quello mi permette di fare interazioni tra più tabelle, cioè se ho la tabella, non so, ho un elemento, una tabella degli ordini. L'ordine contiene una data dell'ordine, quando è stato richiesto, quando è stato spedito, lo stato, eccetera. Posso riferirmi nella tabella degli ordini, per esempio, all'ID del cliente. Perché posso farlo? Perché so che è univoco, quindi avrò una tabella con tutti quanti i clienti identificati il loro identificativo. Vedete che in questa immagine che ho preso da Google c'è un asterisco di fianco al nome, numero cliente, vuol dire che questa è la chiave ed è univoca. E quindi posso fare varie interazioni. Noi non faremo niente, avremo una sola tabella dove ci sono tutti quanti, ma giusto perché sappiate, per chi non ha mai sentito parlare, ho usato SQL.
sì, si possono fare query complesse, eccetera, e useremo SQLite, ripeto, quindi una variante molto ridotta. Dopo vedremo che è probabilmente è interessante. Adesso io, siccome non ho molto tempo questa sera, non svilupperemo una GUI completa, ma faremo semplicemente un piccolo script Python che prende i dati, li converte in un array di NumPy, che è una piattaforma, una libreria di Python, che è la base di qualsiasi libreria scientifica su Python, quindi che voi vogliate fare semplicemente statistiche o conti, non so, vari, o machine learning sui dati o previsioni o quello che volete. Se avete i dati come array di NumPy, che è un tipo di dato, è un oggetto di una classe praticamente della libreria NumPy, siete a posto, cioè avete, una volta che l'avete portato dentro quell'ambiente lì, potete fare un sacco di cose. Noi lo porteremo lì dentro, quindi caricheremo i dati dentro un array di NumPy, che in realtà non è niente di mistico, basta fare np.array e dare un array di Python, viene convertito in array di NumPy. Non faremo machine learning o cose, quella è un'altra serata, si potrebbe anche fare, ma lotteremo semplicemente i dati, grafichetto, vediamo cosa è successo nell'ultimo minuto. Non è in tempo reale, vi avverto, non rimanete delusi se non sarà in tempo reale, sarà una cosa che uno avvia lo script, prende tutti i dati disponibili dal database, plotta, fine. Ok, andiamo avanti allora. L'altra volta eravamo rimasti con il server, questo è lo script del server che in realtà era praticamente il copia e incolla dall'esempio della libreria PAHO MQTT, che è una libreria per interfacciarsi con Un po' MQTT. Sì, giusto, 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 scusate, non ci ho neanche pensato. È un po' spastico. Ok. Allora, abbiamo una funzione qui, un callback, avevo spiegato cosa sono i callback, mi spiace adesso mi metto a ripeterlo tutto perché non finisco più, un callback comunque rende l'idea di qualcosa che viene richiamato, quindi noi adesso qua chiediamo al client di fare il suo lavoro, per sempre, di entrare in un loop in cui continua a ricevere i messaggi. Dopo il client, quando succede qualcosa, ha bisogno di un modo per comunicarci indietro cosa è successo, per questo esistono i callback, proprio dice il nome, richiama indietro. Callback sono delle funzioni che noi diamo all'oggetto client, quindi il client sa che esistono, può chiamarle quando vuole, le chiama con certi parametri in base a cosa fa la funzione, a cosa serve il callback, e ce le chiama nel momento in cui succede qualcosa. Per esempio, c'è una funzione che viene chiamata quando veniamo connessi, appena veniamo connessi ci sottoscriviamo. Ci iscriviamo al topic interessato e ha un callback che viene chiamato ogni volta che arriva un messaggio in qualsiasi topic in cui siamo iscritti. Sarà nostro dovere capire in quale, semplicemente ci viene dato un oggetto MSG della funzione. MSG è un presumo, un dizionario, un oggetto di una classe. Adesso qui Python non può fare l'inting perché non sa cosa sarà, cioè potrebbe anche arrivare un intero qua per quanto ne sappiamo. Noi sappiamo che arriverà sempre un oggetto così. Sappiamo che l'oggetto avrà un elemento topic, beh no, è un oggetto per forza perché se fosse un dizionario avremmo dovuto accedere alla chiave topic così. Quindi se accediamo a .topic molto probabilmente è un oggetto di una classe. Va benissimo, non cambia niente. Sappiamo che ha topic e payload, come lo sappiamo? Beh, perché c'era nell'esempio qui, probabilmente se andiamo nella documentazione scopriamo che ci sono anche altri campi, a noi comunque interessano questi. Neanche il topic in realtà, perché oddio, forse sì, vediamo. Creiamo il client, assegniamo i callback, ci colleghiamo al moschitto che va in localhost, che ora avviamo prima che mi dimentichi. Moschitto e basta, e lui fa tutto lui. Testiamo qua dentro. Sì, va bene, facciamo da qui. Python lug. Progetto sensori, avviamo il server, si è connesso e vediamo anche che broker ci dice che è connesso, quindi fin qua tutto ok. Avevamo anche l'altra volta iniziato ad abbozzare, non l'abbiamo ancora caricato, uno script per il NodeMCU, SP8266, come volete chiamarlo. L'avevamo usato l'altra volta dal REPL, dal prompt interattivo. Collegandoci in seriale, se io ora lo resetto, beh vabbè faccio anche così, comunque ho il prompt qui di Python e
posso interagirci. Questo è Python che gira qui in questo momento. Io parlo via seriale, scambio solo i caratteri che digito. Per comodità questa sera ho configurato la web REPL, che è una REPL praticamente tramite browser. Cosa cambia, vi chiederete? Va niente in realtà, è anche peggio perché da un certo punto di vista, perché è un po' in ritardo i caratteri a volte, perché devono passare via wifi, però una cosa bellissima che è questo: invia un file, ricevi un file. Infatti MicroPython, che ricordo non gira solo su questo, gira anche su tanti altri microcontrollori ARM soprattutto, ha un file system interno. Questo vuol dire che io posso fare, vedete com'è un po' ritardata sta cosa, vabbè, posso fare list directory, che è una funzione che esiste anche su Python, vuol dire su PC normale, e vedere che dentro ci sono dei file, cioè c'è un file boot.py, che ha un nome che dovrebbe far venire delle curiosità a riguardo. Adesso infatti scopriremo cosa serve. C'è questa roba qua, che è la configurazione della web REPL, probabilmente viene importata, non lo so. E questo che ho caricato io prima, per vedere se funzionava sta funzione. Perché ci interessa caricare un file? Perché intanto, se vogliamo che una volta che io stacco il cavo e lo riattacco, parte un programma qui, e che parta sempre quello, che non, cioè, altrimenti adesso se io faccio qualcosa qui, come resetto, stacco il cavo, riattacco, tutto in RAM, via tutto, e perso per sempre. Invece io voglio salvarlo all'interno, e MicroPython ci dice da qualche parte che mamma mia, vado a trovarlo adesso. Facciamo prima cercarlo su Google. MicroPython startup file, c'è un file che si dovrebbe chiamarsi main, credo. Eccolo qua, descrizione del processo di boot. Quando il file system è montato, è eseguito boot.py. C'è un altro file py che viene eseguito dopo, che è main.py. Cosa cambia tra i due? Non lo so esattamente. In teoria boot.py lo gestisce un po' lui, cioè l'applicazione andrebbe in main.py, da quanto so io. Noi lo mettiamo in main.py. Qui dice anche vabbè, qua dicono anche che vi consigliano, se hai un'applicazione, di dividerla in più file, come vi ho sempre detto anch'io. Noi non lo facciamo stasera perché non ha senso, e di preferire tenere il file main.py, semplicemente una roba così, cioè importare la vostra applicazione che sta in un altro file ancora, e poi lanciare il main di quell'altra applicazione vostra praticamente. Infatti anche qui vedete che anche qui si usa la convenzione di definire una funzione main dentro uno script, e poi c'è sempre il solito giochetto strano, no? Quello di, non so se ve l'ho mai mostrato, if name uguale a main, questo if scatta solamente se questo file viene eseguito come primo file, cioè se io faccio Python spazio nome di questo file. Se invece lo importo, questa roba non funziona. Di solito si fa così, e qui si chiama un main che è definito da qualche parte, in modo che io, se voglio, posso anche importarmi questo script. Non fa niente perché questa if non scatta, però posso lanciare io quando voglio il suo main, perché in Python posso anche prendere moduli, posso fare array di moduli, posso importare e mettere i moduli dentro un array. Posso avere, se io so che tutti quei moduli, non so, hanno una funzione main, posso iterare su tutta una directory, importare tutti i moduli della directory, fare un array di moduli e chiamare main su ogni modulo. Quindi per esempio potrebbe essere un sistema di plugin, volete un'applicazione che vuole essere espandibile con dei file Python che crea un utente in una cartella, fate un sistema del genere. Via sta roba. Allora, qui avevamo creato una funzione, questo è lo script che andrà su questo. Qui abbiamo importato network e la libreria MQTT. Random la togliamo perché, a parte che non funzionava, poi adesso leggeremo il sensore vero e proprio. E abbiamo fatto una funzione connect che faceva varie cose, insomma, seguendo la guida, niente di mistico. Aspettava che fosse connesso, finché non era connesso passavo, cioè aspettava, non fa niente sto while, e basta. Qui provava a collegarsi e
E basta, ci siamo bloccati proprio qui. Allora, torniamo un attimo alla roba di random, facciamo una prova, proviamo per vedere se manda veramente dati, facciamo una variabile fuori dalla funzione che chiamiamo temp, e quando nella funzione che usiamo per leggere la temperatura, dopo implementeremo la lettura effettiva dal sensore, anche quello il vantaggio di fare funzioni, ripeto che adesso io so che la temperatura la leggo qua, se in qualsiasi momento del codice ho bisogno di leggere la temperatura, chiamo questa funzione. Perché? Perché se adesso, come faremo stasera, cambierò il metodo con cui acquisisco la temperatura, non devo cambiarla in 25 parti diverse del codice, ma la cambio in un unico punto. Io so che ho questa funzione a cui non devo passare niente perché non ha bisogno di informazioni per leggere la temperatura e mi ritorna la temperatura, appunto. Per ritornarla facciamo una funzione mock, si dice, a volte si dice, cioè finta tipo di test. Semplicemente incrementiamo una variabile ogni volta e ritorniamo il valore. Potremmo anche incrementarla di 0,2, lavorare in float. Allora, qui invece proviamo a collegarci, se non può collegarsi va bene, andiamo dentro il try solamente se ci siamo collegati. Entriamo in un ciclo infinito in cui leggiamo la temperatura e adesso dobbiamo mandarla in qualche modo a parte che adesso leggeremo temperatura e umidità, quindi chiamiamolo leggi valori. Sì, valori, chi se ne frega. Quindi facciamo il mock per entrambi. L'umidità la decrementiamo così per. E ritorniamo una tupla, visto che dobbiamo ritornare due valori. Va benissimo. Questa diventa leggi valori e diamo un'occhiata alla libreria MQTT. Teoricamente, beh, andiamo a vedere semplicemente la libreria. Non mi ricordo dove l'avevo presa, la cerco semplicemente. Si chiama UMQTT, mi sembra. Eccola qua. Esempio, no, esempio di publish. Loro si collegano, poi fanno publish. Anzi, questa potrebbe essere una buona idea. Effettivamente, loro creano il client, si collegano, pubblicano e si scollegano. Potrebbe essere una buona idea anche noi collegarci e scollegarci ogni volta, visto che non manderemo dati alla frequenza di 400 Hz, ma probabilmente manderemo uno ogni minuto. Oddio, non so che vantaggio o svantaggio avrebbe, bisognerebbe un attimo investigare. Proviamo a fare così. Facciamo, Perché non facciamo. legare solo legare? Boh, Per perché. chiudere il mondo operazioni, non è Sì, più sospeso. diciamo che quanti scolleghi, 15 buffer di solito. Sì, Per ecco, segnare. questo potrebbe essere una cosa, probabilmente ci sono vari, siccome MicroPython usa allocazione dinamica, probabilmente ci saranno vari buffer che sono stati allocati dinamicamente per varie cose. Scollegarsi vuol dire ripulire via tutto, chiamare il garbage collector, fare pulizia, quindi rischi, magari evitiamo anche rogne che si riempie la RAM per qualche leak di memoria o qualcosa del genere. Potrebbe essere una buona idea, quindi cambiamo questo. Facciamo il while lo facciamo esterno, il try lo facciamo qui dentro al while, quindi leggiamo la temperatura sempre, ci colleghiamo, vabbè ce l'avevo già qui, allora, leggiamo la temperatura nel while, proviamo a collegarci. Se siamo dentro il try, quindi qui siamo coperti da qualsiasi fallimento, alla fine facciamo un disconnect. Se arriviamo a disconnect vuol dire che eravamo riusciti a collegarci, perché se questa funzione dà un errore, dà un'eccezione, scatta l'except, quindi non ci siamo mai collegati. Ecco, viene da chiedersi cosa succede se adesso noi chiamiamo un'altra funzione tipo client publish. E questa funzione fallisce, cioè noi siamo collegati, però questa fallisce. Quindi dipende, perché io potrei chiamare disconnect alla fine in ogni caso. La domanda è: ma va bene se per caso lui è già disconnesso per un qualche motivo perché c'è stato un errore, io chiamo disconnect, o rompe anche questo? Devo mettere un try dentro questo, bisognerebbe guardare un po' la documentazione a riguardo. Nel dubbio facciamo così. Brute force.
se proviamo a scollegarci, non ho capito perché non evidenzia sta roba, cosa non gli piace. Boh, qualche roba strana. Qui non scriviamo ogni volta questo, ma scriviamo. Boh, sì, va bene anche. Connessione MQTT fallita. Ok. Qui ci collegavamo qui è cambiato l'IP, ora io sono in rete 1.6, adesso siamo collegati con il wifi che abbiamo stasera e sì, qui ci collegavamo all'IP con la password vuota, adesso non so se probabilmente non sarò a specificarlo, nel dubbio ho provato prima, so che funziona con le virgolette vuote all'inizio. Qui abbiamo quello cosa che ci invia, ok, il publish adesso tornando all'esempio voleva un topic come array di byte, la b davanti alle virgolette in Python serve per convertire una stringa in un array di byte che sono due cose diverse perché un array di byte è una cosa, una stringa è un'altra, non è non per forza un carattere, è un byte, dipende che codifica usiamo, quindi. Facciamo così, proviamo a fare un publish, diamo il topic che è, dov'è che stavamo ascoltando prima, su casa slash tutti quanti, quindi pubblichiamo su casa barra, tra l'altro ci vuole una barra all'inizio, non ricordo mai, sì, ci vuole la barra all'inizio, casa barra salotto, infatti siamo in un bellissimo salotto, come dato mandiamo. Mandiamo. Intanto scriviamo ciao, vabbè, mandiamo già i valori direttamente. Allora, facciamo concateniamo semplicemente l'umidità, la temperatura. Allora, questi chiamiamolo val. Prendiamo val 0, l'elemento zeresimo che è la temperatura, convertito in stringa, più virgola, più convertiamo in stringa il primo elemento, quindi il secondo della tupla che è l'umidità. Quindi la stringa sarà una cosa tipo non so, 20.1,50.3.4, quello che è. Dobbiamo convertire però tutta sta roba in bytes, cose che adesso, perdonatemi, ma mi sfugge come si fa, quindi andrò a cercare Python string to bytes. Stack Overflow risponde sempre. Probabilmente questo vale per Python 3, punto di domanda, sì, chiede esplicitamente per Python 3. Quindi semplicemente si può chiamare bytes, credo. Proviamo sull'interprete di MicroPython per vedere se gli piace. Come quando convertiamo in stringa praticamente facciamo str, non so, su un numero, quindi in teoria basta fare bytes su una stringa, no, vuole anche l'encoding, quindi proviamo UTF-8, ok, dobbiamo dare un encoding e questo lo sta facendo il micro, quindi sappiamo che lo supporta, vedete che ci ritorna un oggetto che è descritto con b virgolette, quindi facciamo bytes, aggiungiamo tonda chiudere qua e al secondo argomento passiamo. Ecco, quando una linea inizia a essere così complessa, di solito vuol dire che è meglio iniziare a spostare fuori, quindi tipo non so, stringa da pubblicare, la costruiamo così. Facciamo anche una cosa, guardiamo se c'è format. C'è anche format sul MicroPython, quindi rimpiazziamo sto schifo con così, virgola, così che è più chiaro. Abbiamo visto l'altra volta l'utilità di format, non serve più convertire in stringa, se ne occupa format, non serve più concatenare cose, passiamo i due valori, fine. Questa la convertiamo in byte qua dentro, mancavano anche le parentesi, ok. Siamo a posto. Ora proviamo a vedere cosa succede. Carichiamo questo, dobbiamo chiamarlo però, dobbiamo chiamarlo main perché parta.
Anzi, per essere sicuri, facciamo una cosa, facciamo la funzione main, perché allora possiamo importarlo dall'interprete e testarlo al volo, senza rinominarlo già in main. Sì, va bene così. Ok, proviamo dalla REPL, dal browser a scegliere un file che è questo qui, sensore.py, lo inviamo, dice che l'ha inviato, dalla REPL importiamo sensore, ah questo l'avevo mica visto, duplicava da entrambi, e proviamo a chiamare sensore.main, perfetto, abbiamo già fatto errore in giro, che è questo, roba qua, è sotto network. Dobbiamo ricaricare il file, forse non serve neanche, si può fare così e basta. No, mi sa di no, ho come l'impressione di no. Infatti adesso è cambiata la dimensione. Ok, importiamo di nuovo, non gli piace, riavviamolo direttamente. Ok, import sensore.main. Variabile locale referenziata prima dell'assegnamento in linea 20, allora è stata chiamata da riga 28, quindi qua, e l'errore è stato in linea 20, cioè qui. Ok, bisogna dire che stiamo usando, non avevamo mai visto questa cosa, global, serve per dire che non ho mai capito questa cosa di Python, una delle cose che non è coerente secondo me. Se noi definiamo globalmente un tipo un array o un oggetto, un dizionario, allora possiamo usarlo da dentro una funzione. Se invece è una variabile scalare, tipo un intero, una stringa o qualcosa, non lo vede, cioè adesso ha dato l'errore, mi hai referenziato, mi hai usato temp prima ancora di definirmela, cioè come a dire io non mi cavo minimamente che esiste questa cosa qua fuori, bisogna manualmente dirgli che temp la prendo dallo spazio globale, perché bisogna far così con le variabili scalari e perché non va fatto con gli array non lo so, non mi piace come cosa, ma non l'ho fatto io Python quindi non ci si lamenta. Riproviamo. Forse giusto. Avendolo riavviato, adesso si sarà collegato in qualche altro modo, quindi facciamo una cosa anche, non evitare di diventare scemi ogni volta. Qui, dopo esserci con, anzi in connect, scriviamo con KP, quindi facciamo print station interface.if config, ci dà l'IP, la configurazione IP. Ok, sì, adesso dobbiamo capire che IP ha adesso, quindi è un po' scomoda sta cosa, devo ammetterlo. È l'1.2 sempre, probabilmente perché si è disconnesso. Non gli è piaciuto. Dobbiamo rifarlo, inviarlo. Ok, adesso la resettiamo di nuovo. In realtà potrei evitare di resettarlo se sapessi come importare, reimportare un file. Probabilmente si può fare in qualche modo. Proviamo a fare sensore.main. Si è collegato, non sta dicendo niente, quindi vuol dire che non c'è stato nessun errore. Tra l'altro ci siamo dimenticati di mettere un delay, infatti stanno arrivando dati in quantità. Beh, questa è la velocità massima a cui può mandarli in realtà, perché non abbiamo messo nessuna pausa in mezzo. Lui comunque sta mandando a questo topic questa stringa qua con i valori che cambiano con la regoletta che abbiamo messo lì per provare. Siccome siamo un po' a corto di tempo, mi sa che non mi metto neanche a implementare sensore, ma per chi volesse farlo, nella guida di MicroPython qui, a sinistra c'è proprio il capitoletto temperatura umidità, cioè, copia incolla, quindi vi risparmio 10 minuti di copia e incolla.
e ti trova qual è il PIN giusto, una roba compiti per casa quelli. Ok, l'importante è che abbiamo una roba che manda adesso al broker MQTT. Questo vuol dire che se io adesso, vediamo un po' cosa faceva il nostro server al momento, beh, lo scriveva già, ok, è già, questo qua è già il nostro server che sta andando. Ok, bene, quindi adesso da questo qua siamo sullo script del server, ho appena cambiato, lavoriamo qua. Cosa vogliamo farci di sta roba che arriva? Noi adesso qui, ogni volta che viene chiamata questa funzione, vuol dire che è arrivato un messaggio, un pacchetto con dei dati. Per ora lo scriviamo, vogliamo fare qualcosa di interessante, tipo salvarlo in un database per usarlo dopo. Andiamo a vedere come si usa SQLite in Python. Oh, ma guarda te, c'è un modulo già fatto. Allora, andiamo però, questa è Python 3, quello era Python 2. C'è una libreria, proprio non va neanche installato, questo fa parte della dispensa della libreria di default di Python. Basta importare SQLite 3 . Ok, dobbiamo creare una connessione al database. Chi si sta domandando che senso ha creare una connessione al database che è un file? Beh, diciamo per mantenere il livello di astrazione, teoricamente non lo so, non ho mai usato SQL o eccetera con Python, ma io penso che se un giorno volessimo collegarci a un database MySQL completo, quindi non un SQLite, no, non sembra però esserci una libreria sembra esserci una libreria ufficiale, ma non so, comunque per nomenclatura anche il fatto di essere di aver aperto un database SQLite si chiama, presumo, connessione. Quindi la creiamo qui, prima o dopo della connessione con il broker MQTT, chiamiamola dbcon, così sappiamo cos'è, e diceva di usare SQLite3.connect. Dobbiamo dare a che database, che è il nome del file, lo chiamiamo dati.db, molto semplicemente. Ora dobbiamo essere sicuri che ci sia la tabella in pratica, cioè dobbiamo creare la tabella, potremmo farlo anche una volta per tutte con un editor qualcosa di SQLite, ma lo facciamo direttamente da Python. Qui c'è proprio già l'esempio, sono felicissimo che mi mettono sta cosa, perché SQL non lo so proprio, cioè non, sì, cioè so una grande, ma non l'ho mai usato abitualmente, quindi non sono molto fluido. Dobbiamo creare un cursore sulla connessione, che è un oggetto che ci permette di fare interagire, diciamo. Eseguiamo una query che è quella di creare una tabella che chiamiamo misurazioni. Qui sono le colonne della tabella, quindi abbiamo la stanza, che è testo, abbiamo la temperatura, che non è in testo ma è un numero reale, anche SQL ha dei suoi tipi di dato che vanno rispettati. È un'umidità, che è sempre un numero reale, non c'è quantità e prezzo, e basta. Potremmo voler mettere un timestamp, cioè a che ora sono stati messi, ceste, non ho, cioè adesso lasciamo stare, per questioni di velocità. Ok, abbiamo la tabella. Una cosa particolare è che SQL rompe le scatole se vogliamo creare una tabella che esiste già, quindi andrò da bravo ignorante di SQL a cercare come si crea una tabella se non esiste, e anzi cerco proprio per SQLite perché non so se ci sono differenze con SQL o cose varie. Create table if not exist, sono la persona più felice del mondo, prendo, basta fare così, quindi siamo sicuri, perché lo so che mi dà errore se per caso esiste già la tabella, si blocca tutto il programma, mi dice stai cercando di crearmi una tabella che esiste già. Ci dice anche che possiamo, cioè dovremmo fare commit sulla connessione, si assicura che vengono scritte le modifiche al file, altrimenti potrebbero rimanere in qualche buffer in RAM da qualche parte e mai venire scritte. E a questo punto abbiamo la nostra tabella. Ora vogliamo lavorare qua
quando arriva un messaggio. Allora, intanto dobbiamo estrarre la stanza dal topic. Il topic ci arriva così, è una stringa, sembrerebbe, perché non viene scritto B all'inizio. Quindi vediamo che ci sono, come potremmo estrarre l'ultimo pezzo da questa cosa qui. Vediamo che, diciamo, è separato dalla barra ed è l'ultimo dopo la barra. Noi sappiamo che siamo iscritti a casa slash, quindi non possono esserci altre cose, cioè non potrebbe, è difficile che ci siano altre cose. Oddio, forse sarebbe meglio partire dall'altra parte, cioè dire tolgo casa dall'inizio e prendo la stanza. Si potrebbe anche fare così. Vediamo un po'. Facciamo così per semplicità, così vediamo anche qualche funzione di Python. Allora, msg.topic è la stringa col topic. La prendiamo e la splittiamo sulla barra. Questa funzione split ritorna un array, l'avevamo già vista forse, sì, ritorna un array di tutti quanti i pezzi. Noi vogliamo l'ultimo, in Python c'è una cosa molto comoda per prendere l'ultimo elemento di un array, che basta prendere l'elemento meno unesimo, se l'avete mai visto. Lo 0 è il primo, l'1 è il secondo, il 2 è, se non sappiamo, diciamo l'equivalente sarebbe fare lunghezza dell'array meno 1 per prendere l'ultimo, per comodità possiamo fare meno 1, ci dà l'ultimo elemento in automatico. Questa teoricamente dovrebbe essere la nostra stanza, ci spero. Diciamo che questa cosa ci frega, è importante anche quando abbozziamo delle soluzioni così, capire quali sono gli svantaggi. Cosa succede, per esempio, uno svantaggio di questa cosa è se un giorno qualcuno mi manda un topic, pubblica su slash casa, slash, non so, sala pranzo, magari una sala da pranzo enorme, e suddivisa, non so, in più parti, e mi pubblica sala pranzo slash, non so, cucina, non lo so, c'è cioè una cucina all'interno, boh, che cavolo ne so, sto ipotizzando. Finestra, grigio, esatto, no, no, beh, oddio. Sì, potrebbe anche essere che io voglia abbia più sensori e voglia discriminarli, per esempio sì, potrei avere, non so, anche sensore 1, 2. Sì, qui l'MQTT è molto libero come protocollo, nel senso che non specifica niente. Io per esempio potrei discriminare tra più sensori nella stessa stanza, entrambi mandano lo stesso topic, però quando invio qui nel payload, che è questo qua roba qua che invio, io adesso scrivo temperatura e umidità, potrei anche aggiungere un campo prima che è l'identificativo del sensore, quindi potrei gestirmelo io con il payload. Oppure posso farlo qua, boh, cioè, nel senso è molto aperta come cosa, ognuno fa quello che gli pare, se ho visto, cioè, poi ci sono degli standard, a volte se magari volete integrare delle dashboard che ci sono già fatte, che parlano in MQTT, mi impongono loro, mi dicono guarda tu devi mandarmi la roba fatta così, perché cioè, nel senso è un po' abbastanza libera come cosa. Noi adesso abbiamo deciso di fare così, facciamo così. Ok, il messaggio dopo dobbiamo... Dobbiamo invece il payload, dobbiamo convertirci alle stringa, che non si fa così, così avete visto, facendo string sul payload viene fuori sta roba qua con la B all'inizio. Perché? Perché il Python giustamente dice questo è un array di byte, io non te lo converto in stringa, devi dirmi con quale encoding me lo vuoi convertire. Per far quello credo ci sia la funzione decode, che però non ricordo mai in che libreria si trova, da dove, sulla stringa stessa basta farla, ok? Quindi prendiamo il payload versione stringa, ok, lo chiamiamo così, e lo ricaviamo da questo punto decode UTF-8, stessa codifica di prima. Adesso abbiamo una stringa che possiamo manipolare. Come facciamo a tirar fuori temperatura virgola umidità? Facciamo temp, che è la temperatura, uguale payload stringa, splittiamo sulla virgola e prendiamo l'elemento 0 e lo convertiamo, riconvertiamo in float, perché prima era già, è partito in float, è diventato una stringa, è convertito in byte, passato in byte, byte è un metodo universale per parlare tra una cosa e l'altra praticamente, a patto che si sappia che l'encoding sia lo stesso. Adesso ci arriva qua, viene riconvertito in stringa e adesso vengono spezzati due pezzi e riconvertito in float o int, dipende che dato abbiamo. Potremmo anche voler mandare l'id del sensore, potrebbe essere alfanumerico, in quel caso vogliamo ottenerlo come
come stringa. Facciamo così e beh, fine. Sì. Abbiamo i nostri dati. Cosa facciamo adesso con i nostri dati? Questa roba qua la spostiamo su così è più chiaro quello che abbiamo estratto. Abbiamo stanza, temperatura, umidità. Andiamo a spulciare come si inserisce una riga nel database, che è così. Allora, dobbiamo creare un cursore di nuovo sulla connessione del database, che è così. Sì, ok, importante domandarsi, ma dbcon è visibile qua dentro questa funzione? Sì, perché quando viene chiamato questo callback, questo è già stato dichiarato globalmente nello script, quindi verrà fuori, cioè sarà visibile nello spazio di noi teoricamente, poi magari si parte un errore, adesso vediamo cosa succede. Facciamo una query SQL e inseriamo dentro misurazioni, che è il nome della tabella, i valori. Qui adesso dobbiamo mettere una lista di valori. Ho visto che la libreria SQLite ha già una comodità che è una specie di format integrato praticamente, che è questa roba qua. Cioè, vediamo un po' se è solamente uno. Basta cercare Python SQLite insert. Vediamo se c'è da qualche parte, si trova, eccolo qua, item, sì, volevo capire se vuole una tool esattamente o cosa. Apriamo un tutorial qualsiasi, come vedete c'è anche per uno che magari c'è, programma spesso, non programma spesso in Python, non uso mai SQL, quindi per quello no. C'è anche per uno che programma abitualmente, è normale andare a cercare su internet come si fa una cosa, cioè molto spesso è anche copia e incolla, tante cose, soprattutto gli script Python, che sono, cioè, c'è tanto da studiare di architettura del programma, è un parco giochi Python, cioè copiate, incollate la roba che vi serve, la fate in modo che funzioni insieme, fine. Se dovete programmare in C++ è un'altra cosa. Qui, per fare la query, non si capisce niente, se facessi un esempio semplice, minimale, per me che non so usarlo, no, senza che perdo 2 anni e mezzo. Qui fa un format che è sbagliato, perché so che si può fare senza il format, vabbè, proviamo, vediamo cosa succede. Teoricamente mettono dei punti di domanda, noi diciamo guarda che i dati te li do dopo, noi avevamo 3 campi, quindi prepariamo 3 punti di domanda. Qua teoricamente dovremmo poter mandare una tupla con la roba che vogliamo inserire, cioè stanza, tempo e in questo caso, text, real sarebbe float, numero reale, regola mobile, float, quella roba lì. Assicuriamoci che facciamo il commit. Perché se no si accumula il RAM, si muore il PC, non è stato salvato. Bene, e proviamo a vedere cosa succede se esplode. Ah, sembra funzionare. Non dà errori, quindi teoricamente stiamo inserendo dati. Come facciamo a sapere se funziona? Allora, stoppiamo sta roba e usiamo un programmino qualsiasi, se ne trovate su internet, per guardare, aprire un database SQLite, potete trovarlo. Andiamo a cercare non su qua ma su Python e apriamolo. Vediamo che ci identifica che c'è questa tabella. Effettivamente, noi però vogliamo vedere i dati che ci sono. Vediamo che effettivamente sono state riempite varie righe con tutti quanti i dati all'interno. Quindi sappiamo che sta inserendo i dati, stiamo logando i dati. Ora, per il bene di tutto il mio computer, disco, eccetera, devo far andare sto coso più lento, perché sennò mi ritrovo 8 giga di database nel giro di mezzo secondo. E per farlo andiamo qui, che è lo script del sensore, andiamo a cercare come si fa a fare pausa su MicroPython. Per chi conosce l'Arduino, viene utile cercare delay, o delay, una roba del genere. Sì, no, questo qui mi sembra strano, mi ricordavo. Sì, no, l'ho visto, ma mi ricordavo un'altra cosa. Infatti, time, semplicemente time sleep, come si fa su computer in realtà. Time.sleep.
Questo potete farlo anche su uno script in realtà su PC per intenderci. Lo sleep lo facciamo prima che finisca il while, quindi alla fine di ogni iterazione del while, facciamo un time.sleep, uguale in secondi, facciamo passare 30 secondi, così siamo tranquilli. Ok, adesso noi avevamo lo script che stava andando dal sì, vorrei stopparlo, ok. L'abbiamo fermato, noi siamo di nuovo sulla REPL, possiamo ricaricare il file, volendo potremmo anche direttamente, ma facciamo una cosa, proviamo. Sto pensando perché dopo non ha senso bloccare dati finti, almeno proviamo a collegare il sensore velocemente, vediamo se in 5 minuti riesco a farlo andare. Temperatura, umidità, allora. L'unica cosa che non mi ricordo di questo è la piedinatura, come funziona. Senza il segnale di sensore, forse più o meno. Sì, no, la sua piedinatura la so, non so i pin, cioè machine pin 4, cos'è? È D4 oppure perché lui ha i nomi diversi di pin, è quello il problema. Allora, lui va anche a 5 volte, che tu sappia. O vale 3, vabbè, a 3,3 dovrebbe andare di sicuro. Di sicuro non si brucia a 3,3. Si brucia è perché va a 3,3 glielo 5, quindi questo qua è in più, giusto? E meno è. Sono sopra i 2,5, ovviamente, Sì. Ok, e proviamo ad attaccarlo a D4. Facciamo una prova dalla REPL direttamente, facciamo import DHT, import machine, che ci serve per, ci sono le robe per i pin. Creiamo l'oggetto, anche qui creiamo un oggetto che rappresenta il sensore, che è anche un po' come si fa nell'Arduino volendo. Proviamo su pin 4 e proviamo a fare D.measure. Ok, perfetto, time out, vuol dire che non gli piace, cominciamo bene. Vediamo un po', vediamo un po'. Non so se ci sono delle note riguardo i pin. Sì, esatto, ci sono il coso a, vediamo un po' se c'è, aspetta. Eccolo qua. La GPIO 4 è collegata a D2, vediamo se è vero che allora collegando a D2 funziona. Sì, l'ho appena trovato anch'io. Sì, non so, proviamo a ricrearlo. Ok, ha funzionato, mi è piaciuto. Sì, perché MicroPython non, cioè, non per forza dobbiamo farlo andare su questa schedina, questa è una scheda in realtà. Vero, lui è questo coso qui che ha delle nomenclature diverse, infatti c'è questa mappatura tra i pin, cioè la GPIO 4 sua, che è il pin 4 che ho usato nello script, in realtà è collegato a D2 che qui non si vede nella scheda, nell'immagine. Ok, possiamo leggere i valori, quindi incorporiamo sta roba dentro il nostro. Beh, non abbiamo neanche provato a vedere cosa ha letto. Facciamolo per curiosità. Praticamente questo oggetto è funziona statico, noi facciamo measure, non ci viene ritornato niente, però dentro l'oggetto adesso sono stati salvati la temperatura 27 gradi. Fa caldino però, umidità 33. Ci sta? Buon dai. Ok, adesso vedremo, lo faremo variare, gli chiediamo di registrarlo in continuazione. Allora importiamo DHT, si chiamava, no? Ops. La roba sbagliata DHT e machine qui dove creiamo tutti i nostri, no, non c'è un punto dove creiamo i nostri oggetti, quindi nel main lo chiamiamo sempre di DHT.DHT11 e voleva il pin, quindi machine.pin 4. A questo punto nel while, anzi no, sto scherzando, questa roba qua abbiamo creato apposta. La funzione leggi i valori. Lo creiamo fuori qua, globale. Non serve usare questo perché lo vedrà, non so, perché è quel motivo che vi dicevo prima, anche se è un oggetto lo vede. Qui facciamo D.measure ogni volta che dobbiamo leggere i valori e poi
ritorniamo direttamente la roba che ci dà questo. È già un float, punto di domanda? No, lo ritorna come intero, vabbè, non importa. Ok, limitiamo sta cosa, abbiamo messo 30 secondi di limitazione. Bene, facciamo già una cosa che è prendere questo. Intanto lo spostiamo in un'altra cartella, perché così so, adesso gli cambierò nome, lo chiamo main.py, in questa maniera qui, non so perché ho chiuso il server. Ok, io adesso vado qui sulla REPL che è disconnessa, mi collego con la password. Navigo, vado qua dentro, prendo main.py e lo mando. Quindi ora, se listo la directory, c'è il file dentro main.py. Questo vuol dire che se io ora disconnetto, facciamo così, teniamo d'occhio, lanciamo il server, così teniamo d'occhio cosa succede. Stacco la schedina, la ricollego, momento della verità. Ci vorrà un po', ci mette un po' a collegarsi, non sarà immediato probabilmente, però teoricamente, vediamo un po' se ce la fa. Tanto chiudo, mi sono anche dimenticato la seriale aperta, no, si è chiuso da solo. Non vedo niente, che non è una buona notizia. Proviamo a ricollegarci e vedere cosa è successo. C'era un errore. Modulo non attributo PIN. Come mai? L'ho sbagliato, cosa ho fatto di diverso? Ah, quella P maiuscola, mannaggia. Dai, capita. Probabilmente se ha la prima lettera maiuscola, di solito per convenzione vuol dire che è un oggetto, una classe. Rimandiamo, scolleghiamo. Attacchiamo, riattacchiamo, allora, speriamo che funzioni. Voi non vedete giustamente, non vi ho fatto vedere niente, una mazza stasera nel terminale. Vediamo se arriva qualcosa. Non sembra arrivare niente, ovviamente c'è ancora qualcosa che non va. A chiamarlo manualmente. Ah no, non c'è niente che non va. Sono io che non vado. In questo script qui ci siamo dimenticati di cioè abbiamo definito main ma non l'abbiamo chiamato. Quindi lo chiamiamo qua sotto. Infatti adesso sta arrivando la roba. Perché l'ho lanciato a mano. Ok, dovrebbe essere la volta. No, non dovevo disconnettermi però. Dovrebbe essere la volta buona, riprendiamo il file per l'ennesima volta, lo ricarichiamo, ok, scolleghiamo, stacchiamo, riattacchiamo, teniamo monitorato qui, ah è già arrivato subito, ah no ok, è arrivato comunque. Se ora, vabbè, facciamo la prova perché passano 30 secondi, lo stacco di nuovo, lo riattacco. Arriva il messaggio e dovrebbe farlo ogni 30 secondi e adesso sta registrando sul database. Perfetto. Proviamo, adesso lo metto di fianco alla ventola del PC, che vabbè non è che sta andando molto, ma magari si scalda un po' così vediamo i valori che varia, se no un Mi stavo po'. lì tantissimo, ci fai un giro. Sì, lo so, è che non so quando c'è la prossima misurazione. Adesso vediamo, sicuramente cambiare. Perfetto, non ha visto niente, 25-34 uguale. Vabbè, proviamo a lasciarlo lì. Vediamo adesso come potremmo farcene qualcosa di questi dati, tipo anche solo disegnarli. Allora, facciamo un nuovo file e lo chiamiamo, non so, analisi.py, mettiamo, ipotizziamo, ci sarebbe per analizzare i dati o mostrarli o far cose. Allora, importiamo sempre da dov'è che prendiamo i dati, da database, quindi abbiamo database che ci fa connessione, importiamo SQLite, ho visto che è arrivato qualcos'altro, adesso è salito un po'.
creiamo sempre la connessione, faccio direttamente copia e incolla da qua perché non, perché sì, solo che non devo creare la tabella stavolta, ma c'è già, quindi mi apro la connessione e adesso voglio leggere tutti quanti i dati e voglio metterli dentro un array di NumPy, come ho accennato prima. Allora, NumPy di solito si importa sempre come NP perché è più breve, perché viene usato, ci sono un sacco di funzioni dentro, quindi anche ogni volta che devo creare un array, scrivere NumPy.array, scrivere NP.array. Per creare un array basta usare questa funzione e passare all'interno. In realtà no, non per forza dobbiamo, per plotarle in comatplotlib, avere un array di NumPy, solo che facciamo le cose complete per far vedere un po' dopo, una volta che è su NumPy si può fare quello che si pare. In realtà qua conviene onestamente partire da un array Python, converterlo in NumPy finché sono pochi dati e poi fare quello che si vuole fare. Allora, creiamo la connessione, facciamo una funzione che ci legge tutto, come vogliamo rappresentare i dati. Allora, intanto abbiamo più stanze, quindi dovremmo probabilmente fare un dizionario per ogni stanza e ogni stanza avrà un array di misurazioni. Adesso non abbiamo salvato il timestamp, che è il tempo a cui sono avvenute, ma nel caso avessimo avuto il timestamp avremmo potuto anche, volendo, le misurazioni salvare in un dizionario come chiave, come indice, il timestamp a cui sono state fatte, o anche no, volendo. È molto, cioè, dipende come vi è più comodo a voi. Facciamo una funzione per leggere tutto quanto, come facciamo col discorso delle stanze. Allora, adesso vediamo un po'. Leggi dati. Allora, noi vogliamo in pratica alla fine che sta roba ritorni, questa funzione, un dizionario che abbia come chiavi stanze, quindi per esempio salotto o cucina. E ogni chiave abbia associato una lista, che è una lista di tuple, per esempio. Cioè, ogni tupla è temperatura, umidità. Fa aumentato di un grado la temperatura ed è scesa di una percentuale l'umidità. Vorremmo una struttura dati del genere, quindi tanto la creiamo all'inizio e la riempiremo mano a mano che iteriamo su tutte quante le righe del database e la chiamiamo risultato. Inizializziamo come un dizionario vuoto. Adesso dobbiamo iterare su tutte le righe, anche qui io non so niente di SQL e qui vedo che fanno così e a me piace, io faccio copia e faccio, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante, no, va benissimo questo e faccio incolla. Serve sempre creare il cursore che è, si fa così, dvcon.cursor. Vediamo se possiamo chiuderla dopo la connessione, visto che questa funzione la apre e poi close, perfetto, c'è anche close, alla fine chiamiamo close. Adesso qua dentro le righe sembrerebbero essere tuple perché vengono stampate così, quindi possiamo indicizzarle con tipo row 0, 1, 2, eccetera. In questo caso la stanza sarà questa, temperatura sarà row 1 e umidità sarà row 2. Allora, come facciamo a gestire il discorso del dizionario delle stanze? Potremmo fare così. Se non c'è stanza in risultato, questa roba qua, dentro l'if, si chiede se c'è la chiave stanza dentro al dizionario. Il not si chiede se non c'è, quindi se non c'è la stanza, se non c'è già una chiave stanza in risultato, allora cosa facciamo? Creiamo noi la chiave come? Assegnando alla chiave stanza un array vuoto. Partiamo da un array vuoto. Adesso a questo punto del codice qua noi siamo sicuri che la chiave c'è nel dizionario perché se non c'era l'abbiamo creata e che rappresenta un array. Se c'era già e c'era già un array prima, vabbè, c'è l'array. Adesso cosa facciamo? Andiamo dentro il risultato e facciamo un append perché questa cosa qui è un array, un append, perché questa cosa che ho evidenziato, questo è un array. Quindi questo ha il metodo append. Non so se, beh no, Python non può saperlo, non posso farmi l'autocompletamento per suggerirmelo, però garantito.
cosa appendiamo? Appendiamo una tupla con temp e 1. Perfetto, alla fine della funzione non ritorniamo sta roba qua, ma ritorniamo il risultato che è la roba che abbiamo costruito. Perfetto. Proviamo a vedere se funziona, facciamo un print, leggi i dati e lanciamo questo script. Quindi facciamo un'altra, no, volevo fare un'altra cosa, questa. Facciamo Python, analisi si chiamava, non ho NumPy installato, mamma mia. Installiamo. Qua non gli piace molto la dimensione della cosa. Vabbè. Perfetto, fatto. Ah sì, ho dimenticato di cambiare il nome della tabella. Bello il copia e incolla, no? E non voglio neanche ordinarlo, tra l'altro, per prezzo, perché non esiste prezzo nella misurazione. Ok, ci sputa fuori qualcosa che non è un errore, questa è già una buona notizia. Qui ci sono anche gli schifi che avevamo prima. Come mai sono finiti dentro? Boh, vabbè. Vedremo un grafico molto interessante. Abbiamo i dati, ce li iteriamo in una variabile qui. Anche qui vedete che ho fatto una funzione a parte, perché se adesso io magari volessi avere un'analisi, farla l'analisi su qualche altro, su dati che prendo da qualche altra parte, per esempio potrei voler, non so, intanto ho creato sta roba e adesso lui sta raccogliendo dati veri, però intanto voglio sviluppare l'algoritmo per prevedere, non so, se quando accendo vuole fare qualcosa con questi dati, però non ce li ho ancora perché li sta raccogliendo. Intanto per esercitarmi mi implemento una funzione leggi dati che gli crea tipo finti, in un certo senso. Quando ho tutti i dati messi soli nel mio database, semplicemente sostituisco la funzione con sta roba e in tutti i punti del codice in cui leggevo i dati, ho già, non devo cambiare niente. Ok, adesso li leggiamo tutti e so già che non c'è, se non c'è NumPy non c'è installata neanche Matplotlib. Questa libreria è una libreria, è l'industry standard per quanto riguarda i grafici su Python praticamente, da un punto di vista scientifico. Come vedete ha bisogno di altre dipendenze, si è ricorsivamente tirato giù altre dipendenze, non ci interessa. Viene importata come NumPy, viene importata così, di solito Matplotlib ha più interfacce, cioè più modi di interagirci. C'è il modulo PyPlot, che è una specie di wrapper intorno che cioè, permette di interagire, ricrea un po' quella che è, quelle che sono le funzioni che si usano in MATLAB, che è un altro ambiente molto conosciuto per fare conti, roba, ragionare, eccetera. In MATLAB, adesso no, io non l'ho mai usato, ma a quanto pare cioè, se tutte le funzioni sono sotto l'oggetto PLT, quindi di solito si fa così, in modo da importare questo modulo, cioè quell'interfaccia lì che è più semplice, quella che è un po' conosciuta da tutti, sotto PLT, senza dover scrivere ogni volta tutta sta roba, basta scrivere semplicemente PLT. E abbiamo tutte le funzioni qua dentro, c'è cioè una caterva di roba. Posso fare anche Octave qua dentro? No, beh, Octave. questo è Python. Octave è, diciamo, il clone di MATLAB gratuito, Sì. cioè un clone inteso in senso buono, non in senso Sì. cattivo, anzi. Beh, oddio, per usare Octave o MATLAB con questi dati bisognerebbe trovare il modulo per aprire il database su Octave, perché lì sono i dati, una volta che sono stati importati si può lavorare in Octave. Anche quello è il vantaggio di avere il database in mezzo. Adesso i dati li ho caricati in Python, non posso Ma tu adesso usare. hai caricato MATLAB qua dentro, No, 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 PLT. no, no, il discorso di MATLAB è che questa libreria, Matplotlib, da quanto so io, adesso non so esattamente, potrei dire cazzate, ma da quanto ho sentito io, Matplotlib è nata per fare grafici su Sì. Python. Dopo la gente ha detto, ma io sono abituato con le solite funzioni in MATLAB, basta chiamare plot e fa tutto lui, no? Mentre su Python probabilmente era un po' più macchinoso usando Matplotlib grezza. Ho frainteso, scusa. Ok, allora hanno creato un... Siccome Octave non fa tanto disegnare, forse lo sai meglio di me, e Sì. invece MATLAB è molto più sofisticato, no? Nel grafico, forse Beh. ti ha detto, siccome tu sai, vuoi disegnare bene, allora usiamo queste. Beh, ma questo non c'entra niente con Ma Octave. no. Questo non usa Octave sotto. Questa è una Sì, libreria scritta. Sì, non sì. usa dei simili Esatto. comandi. Esatto, Ok, esattamente. scusami, avevo Certo, sbagliato, ho frainteso. certo. Nessun problema. Allora, Matplotlib
con quell'interfaccia lì, per plottare vuole che noi chiamiamo plot, per plottare una riga, ok? Vuole che passiamo, praticamente non ce lo dice il suggerimento perché qui è un po' flessibile i dati, vuole che passiamo una lista di x, quindi adesso facciamo una prova finta, ok? E una lista di y, quindi per ogni x che abbiamo dato qua, cioè vuole la y di questo elemento, la y di questo, la y di questo, la y di questo, cioè noi dobbiamo, questi array devono avere la stessa lunghezza, in uno ci sono tutte le x e in un altro tutte le y. Quindi proviamo a fare, non so, una riga che va giù, facciamo, invertiamo, 2, 1, 0, e dopo dobbiamo fare plt.show. Proviamo a vedere cosa fa. Mi manca qualche libreria. Allora, facciamo così. Perché lo so io. Dovevo installarlo col gestore di pacchetti di Arc, perché adesso lo so che rompe le scatole, lo so. Python matplotlib, ti prego, non esplodere. Mi installa anche NumPy, speriamo non mi rompa, che adesso ci sono file duplicati. È sempre una guerra tra pip e i gestori di pacchetti e delle distribuzioni. Eccolo qua, infatti. Dateutil esiste già, mentre lui voleva installarla perché Pacman non sa, cioè il gestore di pacchetti e la distribuzione non sa che pip ha installato certe librerie. Ai 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 ai. E quindi? E quindi. Beh, facciamo la cosa brutta che faccio sempre, che è sudo rm-rf python 3 .7 site packages, che è dove ci sono tutte le librerie di Python, date util, via tutto. Boh. Lo riproviamo. Abbiamo un problema grosso tra i pacchetti pip, snap e quelli che stanno nascendo Soprattutto gli adesso. snap e quelle robe lì, sì. Non so che roba sia, via tutto. Cycler, cos'è sta roba? Anche PyCache. Cos'è sta roba? Non so, Cycler. Via questo e via. È veramente una rogna, per quello converrebbe usare il virtual environment di Python, però in realtà c'è SNI perché tipo NumPy e matplotlib, cioè io le uso in qualsiasi beatissimo progetto, quindi se dovessi creare un virtual environment per ogni volta e metterlo dentro diventerei matto, cioè avrei 40 GB perché avrei tutte le librerie duplicate per ogni progetto. Boh, vabbè. Ok, adesso dovrebbe andare. Proviamo a chiamare analisi py. Oh, viene fuori un bel grafico rovesciato. Bene, ora vogliamo mostrare i dati veri. Tra l'altro, noi possiamo anche non dare le x, se non sbaglio, ma dare semplicemente le y. Lui assume le x che aumentino di 1 ogni volta. Quindi possiamo letteralmente dare una lista di qualcosa. Come facciamo adesso a plottare tutta la caterva di roba? Allora. Facciamo così, creiamo più sottografici, uno per ogni stanza, e per ogni stanza plottiamo temperatura, umidità come due righe. Per plottare un'altra riga basta fare un altro plot con altri dati. Se io adesso qua faccio, non so, 5, 4, 3, 4, 5. E scegliere magari il colore. Sì, basta mettere color qua dentro, virgola color, a parte che lo cambia lui di suo, facciamo. Anzi, facciamo già il colore, l'umidità la facciamo blu e la temperatura red. Facciamo così. Eccoli qua. E adesso dobbiamo farlo. Allora, per ogni stanza, quindi for stanza in dati, è un dizionario, quindi iteriamo su tutte le stanze. Possiamo usare plt.subplot per creare un tipo un sottografico, un'altra finestra praticamente, in modo che ne abbiamo uno per ogni stanza,
Adesso dobbiamo prendere i dati. Il problema nostro è che abbiamo i dati dentro l'array, non abbiamo due array, uno con le temperature e uno con le umidità. Volendo potremmo anche modificare la raccolta dati per farlo così, ma va bene, non cambia niente. Ci conviene, cioè possiamo fare così, possiamo prepararci un array per ognuno. Potremmo fare il solito for per leggere dentro tutto. Usiamo un'altra cosa, le list comprehension. Così vedete qualcosa di diverso. T for, prendiamo R, primo elemento, per ogni R in dati stanza. Questa roba qua vuol dire prendi tutti gli R che ci sono dentro dati stanza e prendine e dammi R0 e mettilo dentro sta lista. Questa è una list comprehension in Python, è un modo più semplice per invece per evitare di fare il for ogni volta. Non la uso spesso, spero di non averla cannata, dovrebbe essere giusta, alla peggio mi urlerà contro. Diamo temperatura, umidità, proviamo a far così. Oh, fantastico, non mi piace. Cosa non entra? Ah sì, no, cosa c'è che non va? Forse mi sono dimenticato di subplot. Matplotlib subplot. No, ho sbagliato io subplots. Giusto, giusto. Sbaglio sempre. Ok, questo è lo schifo che veniva fuori, prima aumentava pian piano, adesso lo aboliamo. Cosa ci manca? Niente, teoricamente cos'è? No, avevo questa sensazione che mancava qualcosa. Niente. Ma intanto stoppiamo un attimo il server e cancelliamo il database e ricominciamo così mentre parlo si raccolgono altri dati da mostrare. Lo tengo in mano questo così lo scaglio. Cos'altro volevo dire? No, niente di particolare mi sembra. Sì, no, sarebbe carino vedere cosa succede con più stanze. Vabbè. Cosa succede, come faccio a far vedere cosa succede con più stanze? Puoi fare due grafici affiancati? Sì, beh, questo lo fa già, cioè. Questo lui per ogni stanza crea un sottoplot, un sottografico praticamente. Vediamo se stanno cambiando un po' i valori. No, vabbè, speriamo che si muova un po'. E quindi già adesso che non abbiamo più stanze nel database, per fare avere più stanze potremmo modificare lo script del sensore appena raccogliamo un po' di cose. Oppure potremmo fare anche così. Facciamo finta che ci sono due stanze. E l'altra è la cucina. Facciamo che abbiamo due stringhe perché così li facciamo un po' diversi, giusto per avere un po' di varietà. E in uno mettiamo, incrementiamo di uno temperatura, umidità, così tanto per questo di due, anzi qua facciamo sì, di due, qua Ma di neanche di 5 tanto. sì. Vabbè che non è che vedi molto in realtà che cambia, perché c'è sempre due, stesso grafico. Sì, però sarà shiftato tutto, Sì, no, ma sono due grafici diversi, quindi non te ne accorgi neanche. no? Ok. Qua sta ricevendo temperature che cambiano un po', sì, almeno quello sì. Boh, facciamo, non lo so. Vabbè, intanto li mandiamo uguali, almeno si capisce il concetto. Vabbè, facciamo così, meglio di niente. Mandiamo, modifichiamo qua per mandare salotto e cucina. Adesso io sto simulando in pratica di essere uno solo e due sensori perché pubblicano, cioè non, al broker compaiono come un unico coso, però dal punto di vista del server sono due misurazioni. Dopo avremo chiaramente, cioè, ipotizzando di usare questo sistema in uno scenario reale, avremo un altro sensore, che pubblica nell'altro topic. Ok, intanto vediamo se si vede qualcosa qua. Avete visto che sono un po' saliti, poi scesi. Se apriamo il coso, vediamo che plotta tutti quanti i dati.
proviamo a caricare questa roba qui, quindi io ho modificato il file name, giusto? Sì. Quindi andiamo dalla REPL qua, ci colleghiamo. Prendiamo il file e lo inviamo al dispositivo e lo resettiamo semplicemente così siamo sicuri che. Vediamo un po'. Dovrebbe arrivare, eccole là, adesso arriva salotto e cucina da entrambi. E teoricamente adesso si aprono due grafici, infatti uno non c'è niente perché c'è solo un valore, quindi non sa ancora disegnare una linea, però adesso se lasciamo che raccolga un po' qualcosina, dovremmo ritrovarci intanto se apriamo il database. Aspettiamo che ne arrivi un'altra, così anche almeno qua vediamo più di una cosa. I 30 secondi più lungo, ok. Allora, è dentro qua, ok, se io vado su data, vediamo che abbiamo sia cucina che salotto, questo è il database grezzo. Oh, è un po' impertinente. Allora. Adesso è arrivato qualcos'altro, se lo plottiamo, vediamo qua ci sono solo due misurazioni, però vengono mostrate, ci apre le due figure, c'è anche un modo in teoria nella stessa finestra per fare più figure, adesso non mi ricordo, in matplotlib, non uso spesso i sottoplot. Vediamo un po'. Sì, una cosa del genere, lui usa figure 1, vabbè insomma, cioè, c'è un mondo anche matplotlib. Questo è concettualmente come abbiamo visto un po' di cose, insomma, spero, adesso chiuderò qui perché non ho tempo purtroppo di fare un'interfaccia completa, grafica e tutto quanto. Lavorare con le GTK è abbastanza macchinoso, c'è in realtà un tool molto carino, però il problema è che per quanto sia carino il tool, bisogna che. Ah, già era già installato. Si chiama Glade, che permette di progettare graficamente interfacce grafiche per GTK. Quindi io posso per esempio aggiungere una finestra, posso iniziare a dire, non so, aggiungimi un box per separare la roba. Qua mi metti un menu, qua mi metti una list box, dove ho una lista di robe, eccetera. Solo che ho provato a casa, ho iniziato, no, per ipotizzare come sarebbe venuto fuori a spiegare questa cosa. Mi sono reso conto che ci sono un sacco di concetti di GTK stesso, che per diciamo trarne qualcosa di utile dal tuo, che altrimenti è solamente uno che vi fa vedere che mentre programma e non, nessuno riuscirebbe poi a replicare capendo. Il GTK purtroppo è immenso. Un'alternativa potrebbe essere stata usare TK, che è una libreria per Python, è quella TKinter, che è il de facto standard diciamo per Python, per quanto riguarda la GUI, è inclusa anche con Python stesso. E, è molto 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 brutta da usare, proprio bruttissima. La detesto, io non ce la faccio proprio, però vabbè, è un po' più semplice di GTK. Esatto, in alternativa c'è, avevo trovato una cosa del genere, una cosa, adesso non mi ricordo dove l'avevo, no, non era questo l'articolo, ma c'era un, sì, tipo sta roba qua, è Viola, quindi penso fosse questo. PyForms, credo fosse questo qui. Mi sembrava una cosa, un ibrido abbastanza fantastico. No, non è questo. Proviamo a aprire l'altro link. Ho sbagliato a cliccare anch'io. Sembra essere leggermente più semplice. Tipo, questo è un codice. Si crea una roba. Oddio. Boh, non lo so, bisognerebbe approfondire anche questa cosa. L'alternativa ancora era fare un'interfaccia web, ma anche lì stessa cosa di GTK, cioè ci sono un sacco di cose che dovrei spiegare, che poi se uno non sa, non riesce bene a seguire, avrebbe un po' poco senso. E ci tenevo anche a rimanere in cose che spero tutti abbiano capito, cioè non penso di aver tirato fuori righe di codice sbucate dal nulla, cioè spero di aver almeno giustificato il perché
sicuramente tutti avrete dei dubbi su ma perché si fa proprio così, non posso far così, ma come ti viene in mente di fare quella cosa piuttosto che quell'altra? È normale perché cioè, solamente vedendo poi, cioè, sperimentando dopo riuscite a capire bene come cioè, iniziare a muovervi un po', non ci si può fare niente, però spero almeno di aver fatto la cosa più morbida possibile, tra virgolette, un po' guidata, un po' chiacchierata. E se avete domande a questo punto, altri diciamo 5 minuti, che non sono pochi. Invece c'era un oso al posto del Cosa? grande lettura dell'ora. Mettere il timestamp. Allora, i timestamp sono l'ho evitato per quello, perché sono una roba noiosissima, cioè spallosissima, piena di rogne. Tra cui, allora, Python, SQLite, timestamp. Intanto c'è la guerra di come si rappresenta una data e ora in informatica, no? Poi ho provato che è un po' un casino con SQLite perché SQLite ha il tipo timestamp, però non interagisce bene con Python, quindi beh, bisogna passare sta roba qua quando ci si collega al database. Non, cioè, l'ho evitato anche per quello perché adesso dovrei spiegarvi perché devo passare sta roba dentro. Non lo so se ha senso che mi metta a farlo adesso, anche perché cosa ci otterrei? Che vabbè, qua c'ho i timestamp, ma nel grafico non li mostro. Io potrei anche mostrarli come X, ma boh, a proposito, vediamo che punto è il grafico, che no. È passato un po' di tempo, questo è quello successo dopo e questo è l'altro, come vedete va avanti lui con calma. Se volete guardare il timestamp come avete visto basta cercare come inserirlo con SQLite 3 e dopo è tutta una questione di fare in modo che si capiscano tra una cosa e l'altra e non importa. Sicuramente è una cosa da salvare, però in realtà per la maggior parte delle robe che si vogliono fare, se si vuole avere un grafico in scala, chiaramente dei tempi è essenziale. Però vabbè, per fare questa demo non è servito. Posso farti una domanda più Certo. terra terra? Ascolta, una delle prime volte che tu hai fatto, no, a casa ho provato su Fedora ad installare Atom. Sì? Stasera ho pensato, forse ho provato Atom, non l'ha trovato, ma perché gli ho dato Atom con A minuscolo, magari esiste con A maiuscolo. Ma per cosa il browser? No, come editor, Scusa lei, come sì, editor, sono. perché ho visto che il tuo Atom Sì. ha molte funzionalità già integrate, ad Non esempio lo sono, schermo non, AI, la non tastiera. sono già integrate, vanno installate dalle impostazioni, Ah, tra quindi parentesi. io l'ho installato Atom rispetto a quello Su che ho fatto. Fedora? No, è Ubuntu, ma Forse su Fedora non c'è. è simile il concetto. Lui ha sicuramente customizzato un sacco Sì, il suo per Atom. esempio, cioè, Atom ha uno store, un gestore di pacchetti integrato dentro. Io per esempio qua ho IDE Python, che è un pacchetto che mi trasforma Atom in una specie di ambiente di sviluppo per Python, ma c'è il pacchetto anche per VI. Vim sto iniziando a usarlo adesso e così perché so, è leggero, mi piace, però vedo che è un po' macchinoso tirare in ballo cose. Sì, comunque c'è gente che usa Vim tutt'oggi per tutti i linguaggi. Quindi probabilmente esistono dei pezzettini, delle librerie da aggiungere Sì, beh, sia su Vim, beh, Vim e Atom sono entrambi. considerati delle No, sì, buone. sono entrambi de degli IDE, cioè, scusa, de degli editor espandibili, cioè si possono customizzare, eccetera, eccetera. Infatti anche il per tech, Anche. si aggiungi delle, non so come si chiama, delle opportunità, insomma, ti facilita nella Sì, redazione non dei. so adesso, comunque sì, anche Atom, non so se c'è su Fedora, non so come funziona, non conosco, non so neanche i gestori di Adesso pacchetti non abbia. vedo certo, dall'altra Sì, parte comunque in teoria. le porte così e dopo c'è Penso ci sia l'RPM, se non ricordo, che è la il roba che pacchetto è eliminare la roba che mangia Fedora, è l'RPM. quello qua, L'hai d'accordo? trovato? Sì, Sì, sì. cioè dai, sì, tu Sul ufficiale. sito Ah. Amazon scarichi l'RPM, Ok. è possibile noleggiarlo. E qui non ho più. Bravo, Certo. sei molto contento.
certo. Adesso gli esercizi per le vacanze pasqualine. Esatto. Domande varie. Sperando che i Natali rimanga. Sì, ma pasqualizi è tutto insieme, no? Troppiamo le uova. Che male è davvero. Sperando che il dica. Adesso noi abbiamo fatto queste quattro serate qua, intense, devo dire. Sì. Nel senso che si vede che tu... Molto stimolanti. Sicuramente stimolanti, si vede che comunque tu tanti concetti li hai sicuramente molto ben impressi in testa, infatti vedi via molto spedito. Mm-hmm. Io farei un passettino indietro, invece direi... Ah, addirittura? Sì. Se uno vuol farsi... Io stavo per integrare Telegram dentro. Se uno vuole partire invece un passettino prima, nel senso farsi le basi per fare buona programmazione sotto Python, buona programmazione. In generale, programmazione generica. Cosa consigli? Come consigli di partire? Penso che... C'è lui. Lui c'è, non voglio sponsorizzare nessuno su questa cosa online, ma questo io ho iniziato con questo libro, con Python. Se è una questione di non questo in realtà, ma questo qui, quella è la versione, l'edizione prima, questo, questo qui. Sì, io ho iniziato con questo. Il titolo già si presenta meglio. Esatto. Però esatto. Poi il discorso è, allora, è un discorso di... questo libro l'ho appena regalato a un mio amico che studia fisica, quindi non studia programmazione, però comunque ha programmato a Rossi, sa bene o male i concetti della programmazione, sa come muove, sa usare un if, un while, un for, un array, eccetera, e ha solo bisogno di sapere, perché facendo fisica non programma, però ha bisogno qualche volta di programmazione per dire, non so, ma... ho questa ipotesi in testa, devo farmi i conti, lui probabilmente è uno di quelli che finirà per usare NumPy, lo studerà da cima a fondo praticamente e graficherà qualsiasi roba possibile e immaginabile, quindi ha bisogno di Python, di conoscerlo come linguaggio, perché per l'ecosistema che è intorno. Mentre se il discorso è iniziare a programmare, perché saper programmare nel senso di saper dire qui devo usare un array, qui devo usare un dizionario, se voglio, non so, fa sta cosa, devo fare questo for con questo if con questo, quello non dipende da Python, quello è una cosa, cioè io quella roba lì l'ho imparata con Visual Basic, uno dei primi linguaggi, o con Lua, o dopo sono passato in C, cioè è una cosa che si impara indipendentemente dal linguaggio, non c'entra niente. È anche vero che Python, per imparare queste cose, è il linguaggio migliore di tutti, secondo me. Io critico sempre che a scuola, ci hanno fatto a scuola, in 4 anni di informatica, ho fatto 4 linguaggi diversi. Un anno C, ho fatto da cani, il problema è che 4 linguaggi, fatti un decimo appena, quindi mai visto niente fino in fondo. Ho fatto un anno C, un anno JavaScript, un anno C Sharp e l'anno dopo Java. Quindi sì, però di tutti quanti sono arrivato a... tipo pochissimo, poco dopo i while, gli array e basta, e le classi, forse abbiamo fatto le classi in Java, vero? Il programma si ferma dove si ferma l'abilità del programmatore, del professore probabilmente. Sì, ma non era tanto quello, era proprio disorganizzato a livello di programma ministeriale, secondo me. Io, se dovessi fare io il programma ministeriale delle superiori, metterei Python, appunto, come primi 2 anni, cioè lì ci si fa le ossa e si impara cos'è la programmazione. Poi Python è un linguaggio molto flessibile, si fa un po' di tutto, è anche vero che se si va in certi ambiti, microcontrollori, è un miracolo che al giorno d'oggi abbiamo Python sui microcontrollori, cioè già io dovessi fare un prodotto finito qualcosa non userei mai Python sul microcontrollore, per il discorso allocazione dinamica, anche dicevamo prima, cosa succede se il client inizia a allocare buffer in RAM, si riempie tutto, si resetta il micro, va tutto in vacca. Preferisco lavorare in C e si usa ancora il C, soprattutto se ho micro, se devo lavorare con segnali molto veloci, interrupt, lì si lavora per forza in C. C'è addirittura chi lavora ancora in assembly, io, quello per me non ha senso, però c'è anche chi lavora in assembly. Ci sono altri ambiti dove altri linguaggi sono molto usati, tipo nei giochi, programmazione di giochi o applicazioni ad alte prestazioni. Vengono tipicamente usati linguaggi compilati, non sempre in realtà, viene usato anche Java o C Sharp, che sono
pseudo interpretati, cioè sono gittati, vengono, JIT sta per just in time, che cosa vuol dire? Non è specificato dall'acronimo, vuol dire che il bytecode viene ricompilato in tempo reale in codice macchina per l'architettura in cui è in esecuzione. Infatti Java è, a me non piace come linguaggio, però è ammirevole quello che è riuscito a raggiungere Java. Cioè Java cosa fa? Non è un linguaggio, Python è interpretato, cioè c'è un interprete che prende ogni beatissima parola che noi scriviamo nel file ed esegue. C invece è compilato, cioè c'è un compilatore, un bel programmone che prende il file C, lo parsa, tira fuori l'abstract syntax tree, che è l'albero della sintassi che rappresenta il nostro programma, ci fa delle ottimizzazioni sopra e poi sputa fuori codice macchina 1.0 proprio, che capisce il processore. Bellissimo, ma Python o comunque Lua o linguaggi interpretati sono lenti, perché sono interpretati, c'è un programma che sta interpretando al momento. C, bellissimo, velocissimo, però poca flessibilità, perché questo, quell'altro, perché essendo compilato devo sapere al momento come sono già i tipi, tutto, adesso non entro nel discorso, e soprattutto, ok, io lo compilo per x86, cosa succede se adesso lo voglio su ARM? Vabbè, lo ricompilo, bene, ok, se non ho i sorgenti, o se non voglio dare i sorgenti a chi ho fatto, per un qualche motivo, so che qui dentro il discorso di non dare i sorgenti non esiste, è tabù, però c'è anche quella ci sono anche quelle cose lì al mondo. Java cosa fa? Ha creato un'architettura fittizia come fosse una specie di processore finto, tipo che non esiste, che è la Java Virtual Machine, c'è una macchina virtuale, Java si chiama, e non fa altro che interpretare istruzioni non a basso livello, neanche ad alto livello, un po' una via di mezzo, sono tipo istruzioni assembly, un pochino più potenti, con qualche, per esempio penso ci sia un'istruzione per allocare direttamente un buffer di memoria, cosa che in assembly non esiste, cioè dobbiamo creare noi le allocazioni in assembly. E l'interprete Java, i primi interpreti interpretavano semplicemente, era un po' più veloce di Python perché interpretavano istruzioni piccoline, a differenza di interpretare testo che comunque va parsato, va capito, va letto. Dopo l'hanno ottimizzato e praticamente Java al giorno d'oggi ricompila al volo dinamicamente sull'architettura in cui è in esecuzione tutto il bytecode, quindi noi compiliamo, è una compilazione a metà, compiliamo in bytecode una volta sola e ovunque c'è un interprete Java, quindi che sia Android scritto 90% in Java, c'è il kernel Linux e poi c'è la virtual machine e c'è tutto il resto in Java, che è anche uno dei motivi per cui a parità di, per esempio rispetto agli iPhone, Android a parità di processore, di clock, di numero di core va un pochino più lento perché c'è tutta sta roba in mezzo. È portabile, insomma. È molto più portabile, dà più portabilità. Python è estremamente portabile. Quindi una volta che tu hai il tuo codice... Se qualcuno di voi ha un'Amiga, potete farlo, non sto scherzando, c'è l'interprete Python per l'Amiga, c'è, penso, allora, Python per altre piattaforme. Se qualcuno riconosce qualcosa, c'è l'OS2, Palm OS, per la PlayStation, Xeon, Solaris. Xeon, anche il Solaris. Di tutto c'è qua dentro. C'è tutto. Risco, c'è... Gira. Perché una vez una schermata, quindi qualche volta l'ho vista, su Telegram, c'era qualcosa che volevi dire su Telegram? Sì, stavo per integrare Telegram dentro il server che mandava. Ce la facciamo? Dovevo finire 45 minuti fa. No, il problema è che non ho il token dell'API e come lo creo senza che voi vediate tutto il mio taffarnario di Telegram, API token. Qualcuno ha altre domande, curiosità, chiacchierici a sto punto? Intanto su... No? Allora proviamo a dedicarci a sta cosa, dai. Ci vediamo una serata. Eh? Tutto stasera. Ah, vuoi tenere te per la prossima volta? Sì. Va bene, dai. Beh, se qualcuno vuole farlo come esercizio... Sì, no, più che altro... Il libricino piccolo, il secondo che hai mostrato. Sì. E poi ho preso quella della Origi, quello cicciotto. Non lo so adesso, onestamente. Il mastodonte. Quello puoi scaricare... Lo so. Comunque, alla domanda... Sì, io ho bisogno della carta, sì. Non so come voi leggete, ma io ho bisogno della carta. No, beh, è vero, anch'io... Ma soprattutto magari all'inizio, perché passo da una parte, mi sono... Certo. PDF l'ho provato.
Certo. Non è un problema, il problema è certo. Che ho bisogno magari di essere gabinetto, o vado in treno o da qualche parte, c'è una carta. Certo, però sono d'accordo, anch'io preferisco la stessa cosa. No, alla fine non ho risposto alla domanda iniziale, cioè imparare a programmare in generale. Prova a cercare un corso su internet, può essere che non ti facciano usare Python, non è un problema. Tanto per le, cioè, a meno che tu non voglia vedere cose complesse, tipo, non so, le list comprehension che ci sono solo su Python, quelle te le guardi dopo, ma if, while, for, gli array, le mappe, eccetera, che sia un tutorial di Java, che sia un tutorial di C++, evitare, perché c'è tutto, è molto più a basso livello. Che sia un tutorial, che ne so, di C Sharp o di, ma anche in PHP, uno vuole imparare a programmare o quello che si trova, insomma, se lo si fa andare bene. Ma la domanda te l'ho fatta perché io ho imparato a macchia di leopardo, no? E quindi sicuramente anche quello che hai fatto vedere tu ho dei buchi, alcune cose che non capisco. Tipo? Comunque, cioè, per capire l'entità? Parte che mi risulta più difficile è capire come a volte passare dei dati a una funzione che è funzione di un'altra funzione che magari è una funzione di un'altra roba importata prima. Ok, ok. Allora in quel caso lì ho capito il tipo di dubbi. Lì è tanto ossa, cioè fare. Dopo un po' il discorso delle funzioni si crea in testa un modo di ragionare per strati di astrazione, cioè ok, io sto col stack, cioè questa sequenza di chiamate una sopra l'altra di 20 funzioni, però a me non me ne frega niente, cioè ogni funzione teoricamente dovrebbe fare una cosa, filosofia Unix, ogni cosa fa una cosa sola e fatta bene, ok, non mi interessa cosa fa quella funzione, cioè se quella funzione può anche chiamare un miliardo di altre funzioni, può lanciare un razzo della NASA, può guardare dove atterra, può usare le coordinate di atterraggio per calcolare un tipo la massa del sole, non lo so, sto sperando cagate, e alla fine può buttare fuori il risultato, a me non me ne frega niente, oppure potrebbe anche fare 1 più 1 e far ritornare il risultato, a me non interessa, se quella funzione c'è scritto che mi dà la massa del sole, vuol dire che io chiamo quella funzione e mi dà la massa del sole, se quella funzione vuole che gli dia come parametro una lista di pianeti, io devo dare una lista di pianeti. Ora, il dubbio che hai te, in realtà Python è il linguaggio peggiore in cui muoversi, purtroppo, perché non è fortemente tipizzato, mentre per esempio in C, un C++, ogni funzione, se io adesso creo un file, se io voglio avere una funzione, per esempio, che fa la somma di una lista, di tutti gli elementi di una lista, quindi voglio fare la somma, già ho scritto int, che è il valore del tipo di ritorno, quindi devo specificare che valore ritorna la funzione. Devo dire esattamente il tipo di ogni parametro, devo dire che voglio un vettore di interi, che chiamo v, che è il nome del mio parametro, adesso devo fare questo lo chiamiamo, questo è l'equivalente in C++ del per ogni in, vedete che con Python è più simpatico, cioè questo è la somma, l'equivalente, come si somma praticamente gli elementi di un array in C++. Che differenze si vedono, chiamiamolo somma, questo così è più chiaro. Allora, qua si possono anche togliere le graffe per farlo più pulito. Cosa cambia da Python in un linguaggio del genere? Questo è praticamente uguale anche a Java, C Sharp o tanti altri linguaggi concettualmente. Le funzioni hanno un tipo di ritorno, quindi io se adesso nel mio main voglio assegnare tipo alla variabile A la somma dell'array, di questo array qui, bisogna che A sia di tipo int, cioè devo dichiarare A come un intero, non posso e devo dichiararlo io. In realtà adesso c'è una keyword che è auto, che capisce il tipo da solo, però comunque A ha un tipo e quello è. Se adesso A vale, se adesso A ha un numero intero all'interno, non posso dire che A è uguale a una stringa, non esiste. Se adesso compilo sta roba qua, eccola, allora intanto, va bene, a parte che non ho importato vector, lasciamo stare.
somma non posso, non può essere usata, sì, perché non l'ho dichiarata, ma facciamo così. Così non rompe. Vediamo un po'. Eccolo qua, conversione invalida da sta roba qua intero, cioè non si può cambiare, io ho detto che hai un intero, quello è. Ho già allocato 4 byte in RAM perché è un intero 32 bit, presumibilmente, quello è. Questo vuole anche dire che io dentro a somma non posso dare tipo un numero o una stringa. Cioè se somma c'è scritto che accetta un vettore di interi e io adesso provo a passare ciao qua dentro, mi incazza nero, non posso convertire sta roba a STD vector di int, ok? Questo aiuta molto perché intanto già questa dichiarazione di funzione dice già che somma è una funzione che vuole un vettore di interi e ritorna un intero. Questa è già documentazione praticamente e aiuta già a capire cosa, non dico cosa fa la funzione perché cosa fa è specificato dentro, ma almeno cosa vuole e cosa mi dà. Io per esempio in grossi, l'avevo già detto all'inizio, parlando di Python, vantaggi e svantaggi, di tutta questa libertà, io se ho un progetto in cui c'è cioè, un progetto definitivo, uso linguaggi così, fortemente tipizzati, perché mi danno certe garanzie, cioè io sono sicuro che qua dentro non ci andrà mai una roba che non è un vettore di interi. Poi può essere che nel programma sbaglio, c'è cioè, un errore nell'algoritmo, c'è cioè, qualcosa, capita sempre, bug in runtime, ma vengono ridotti infinitamente. Per esempio, cioè, cosa succede se nel nostro server qua, nei callback, adesso il callback viene chiamato con questa roba qua e noi sappiamo, perché ce l'ha detto chi ha fatto la libreria, che per esempio MSG è un oggetto che ha topic e payload. Cosa succede se in questa libreria c'è un bug, nella libreria dell'MQTT, e qui ci arriva un intero al posto di MSG? Noi proviamo a fare, quando facciamo MSG.topic, come fare 2.topic, 2.payload. Inutile dire che Python esplode, solo che non c'è un errore in fase di compilazione, non c'è la compilazione, succede a metà, mentre è in esecuzione, magari dopo una settimana, noi pensiamo che funziona, che va tutto bene, per un qualche bug dentro sta libreria, sta funzione viene chiamata con un intero. Nessuno, Python non gliel'ha impedito. Boh. Qui invece ho delle garanzie in più in un linguaggio così. È più macchinoso programmare perché. Cioè, adesso vedete, mi sono dovuto specificare sta roba. A volte, cioè, se ho l'equivalente di quel dizionario lì che abbiamo fatto, il valore di ritorno della funzione leggi dati, che abbiamo fatto qua, in C, ok? Il valore di ritorno si esprime così. È un STD map da una stringa, che è il nome della cosa, a un vettore, ok? Di cosa? Adesso dovrei dichiarare una struttura che mi contenga, che chiamo. Non so, valore che contiene temperatura e umidità. Quindi è una mappa che mappa da una stringa a un vettore di valori. Cioè questo è il tipo di ritorno equivalente di dov'era di questa roba qua. Peggio ancora, se non volevo dichiararmi una struttura e voglio usare una tupla in C, che esiste la tupla in C, è un vettore di std tuple di double double. Voi avete voglia di scrivere sta roba ogni volta che dovete chiamare la funzione o dichiarare una roba? È anche per quello che hanno inventato la keyboard auto, che capisce adesso io ho la funzione leggi dati, già che non ci sta più nello schermo, no? Vabbè. Questa funzione qua legge i dati. Io adesso, per dichiarare una variabile che tenga il risultato di sta roba, dovrei dichiarare una variabile chiamata così, R, questo tipo qua. Poi dovrei dire che R è uguale a leggi dati, intanto ho scritto sto puttanaio qua di roba. Infatti hanno inventato auto in modo che io possa dire che R è uguale così e capisci in automatico il tipo, grazie a Dio C++ di oggi è un po' più utilizzabile. Ma cioè, questi sono i livelli, voglio dire, di un linguaggio staticamente La tipizzato. domanda che mi nasco qua. Allora, gli amici che adesso stanno facendo il turbinometro devono aggiornare qualche volta Che cosa è Python? successo? No, perché se per caso cambiano qualcosa, Pluviomeno, io io non so niente, so poco di sto sta storia. aggiungendo qualcosa così, Ma no, allora adesso io sto facendo terrorismo psicologico per niente, cioè Python finché è un programmino così scemo, non succede niente, cioè per carità, sì, può essere la cosa qui che c'è il bug, ma di solito queste librerie sono testate e ritestate, cioè sicuramente qualcuno l'ha scoperto Allora, se. riformulo la domanda, passiamo oltre il programma. Una diga,
sì. O il Mose di Venezia. Sì. Sì. In quel caso sono gli amici. Sì, cioè, sì, in C si può fare un null pointer, cioè in Java si può fare un null pointer exception, in C si può fare un segmentation fault perché si accede a memoria non, tipo non allocata o con accesso, se si dereferenzia un puntatore a nulla in C, che può succedere, adesso non entro cos'è un puntatore. Il programma in C crasha in maniera atomica, peggio ancora di Python. In C esiste quello che si chiama undefined behavior, cioè comportamento non definito. In C ho talmente tanto il controllo a basso livello che volendo posso sovrascrivere anche per sbaglio arbitrariamente memoria RAM in cui ci sono altri dati e causare comportamento non definito. Cioè, è peggio di dire il mio programma può crashare. Il mio programma può fare cose imprevedibili, che è ancora peggio se il programma che è in esecuzione tipo su una navicella spaziale, è ancora peggio. Ci sono linguaggi tipo Rust che sono delle vie di mezzo. Rust è un linguaggio che è stato creato, non è stato creato, è stato abbracciato comunque da Mozilla, che l'ha portato molto avanti, perché l'ha usato per riscrivere completamente il motore di Firefox. Perché? Perché aveva bisogno, aveva il motore di rendering delle pagine web scritto in C++, che era un casino, aveva appunto tutte queste rogne qua e voleva parallelizzarlo, e la parallelizzazione in programmazione è una delle cose più difficili e incasinate che si può fare per problemi di sincronizzazione. E ha abbracciato questo linguaggio, l'ha sviluppato, diciamo che l'ha praticamente creato, se vogliamo dire, Mozilla. Ed è un linguaggio che garantisce sicurezza, cioè, eccolo qua, garantisce la sicurezza della memoria e si può anche addirittura la garantisce anche in multithread e tante altre cose. Perché tutti non usano questo linguaggio? È molto, molto, molto restrittivo. Cioè, molto restrittivo. Cioè, non, adesso dovrei entrare, per esempio, una lista linkata non si può fare, non si può fare un grafo, non si può, cioè, si può fare, ma nel senso, non in maniera semplice, immediata, non esistono i puntatori, quindi per puntare un elemento non si può, bisogna parecchio incasinato. E è sempre una questione di compromessi in programmazione, purtroppo. Io credo fortemente che non esista un solo linguaggio, non esisterà mai un solo linguaggio, ma non perché nessuno ha mai inventato il linguaggio di Dio, ma per il semplice fatto che cose diverse hanno bisogno di linguaggi diversi, e soprattutto, e non solo, ma è soggettivo, cioè programmatori diversi si trovano meglio con linguaggi diversi, punto. C'è chi fa tutto in Python, ma non c'è niente di male, cioè se uno si trova bene con Python, si è fatto le ossa, ha software in produzione da anni, sa è molto disciplinato, sa che nelle funzioni le documenta sempre di cosa è in ingresso, mette magari controlli riguardo cosa entra. Adesso Python tra l'altro ha messo, si può annotare tra l'altro le funzioni, si può fare una cosa del genere, specificare, questa è una cosa interessante che non ho mai visto, quindi specificare i tipi dei parametri. Può usare Python senza problemi, cioè non, c'è anche chi in C è una bestia, cioè non, scrive codice che non segfolta mai, che non fa mai comportamento indefinito, capito? Cioè soggettivo, dipende da migliaia di cose, dipende. Purtroppo dipende, per chi vuole iniziare e chiede datemi qualcosa con cui iniziare. Io rispondo con Python, per chi vuole iniziare. Le cose nostre sicuramente, cioè, qui ho portato Python perché ho visto, usatelo, non c'è, adesso io ho fatto quel discorso lì, ma non per spaventarvi, anzi usatelo, così anche magari vi rendete anche conto dei problemi, magari ve ne capita uno, tanto non state costruendo razzi che vanno sul, cioè non succede niente se si pianta, voglio dire, fate una figuraccia. Continuo a imparare, continuo a reimparare. Certo. C'è un sacco di documentazione, un sacco di librerie. È l'ecosistema, c'è chi dice che come anche Linus Torvalds stesso l'ha fatto, si può fare analogia con quello che ha detto Linus Torvalds sulle architetture, no? Parlando di ARM o di altre cose, cioè, puoi anche farmi l'architettura della CPU più figa del mondo, però è l'ecosistema che conta, cioè l'x86 esiste da quando c'era l'Intel 8086, sono quanti anni? 30 anni di più, una roba del genere. Quindi 30-40 anni ci sono debugger, c'è documentazione a fini mondo, c'è supporto, c'è tutto, no?
Stessa cosa nei linguaggi, puoi fare il linguaggio più bello del mondo, ma se non mi dai una libreria per fare i grafici, non mi dai una libreria per fare conti numerici veloci, non mi dai una libreria per l'MQTT, non mi dai la libreria per il machine learning, non mi dai la libreria per fare interfacce grafiche, io cosa me ne faccio questo linguaggio? Vabbè, posso crearmele io le librerie, va bene, ma io voglio programmare, voglio fare un'applicazione magari. C'è chi piace fare librerie, per carità, non sto togliendo nulla. Python è un parco giochi, ripeto. Per la quinta volta in queste serate. C'è tutto. Perché siamo andati Eh sì, alla fine abbiamo fatto le 11. perché... Grazie mille. Grazie a voi.